Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Roberto, domanda d'obbligo. Ieri primo allenamento di Leonardo Granado, come sta fisicamente e soprattutto se lo ritieni pronto per essere impiegato fin da domani? Sicuramente verrà con noi, adesso è una decisione importante perché ci ho anche parlato, non è che gioca da poco tempo, è da tanto che non gioca una partita ufficiale, quindi a livello fisico naturalmente è indietro rispetto agli altri, anche perché abbiamo fatto un allenamento a pressione, è andato un po' in difficoltà con le gambe, si è riempito un po' presto, quindi sicuramente non è in linea con gli altri. Adesso dobbiamo decidere se utilizzarlo all'inizio o in corso di partita, quindi però si è integrato, diciamo, con gli altri, un ragazzo molto socievole, di una buona struttura, caratteristiche che a noi fanno molto comodo perché non abbiamo non così, lui e Petralulo sono i due attaccanti e quindi però è un'arma in più che domani dobbiamo andare ad usare. Scontato il turno di squalifica, torna a disposizione Radi, un giocatore di provata esperienza, indispensabile per queste partite da dentro fuori. Certo, Radi è importante perché è un uomo carismatico e quindi domani tornerà con noi. Non è al meglio della condizione, visto che si è procurato una contattura con la partita di domenica, però verrà anche lui, sarà anche lui della partita e quindi domani devo fare una cosa più importante, fare le scelte giuste e far giocare quei giocatori che stanno bene, che hanno giocato domenica e stanno bene, e quelli che hanno giocato meno e devono essere come sempre linfa nuova e devono darci quella marcia in più. Adesso sinceramente abbiamo un po' di competizione in diversi ruoli e questo secondo me ci fa fare un passettino in avanti. Domani affronterete l'Avezzano, una diretta concorrente che segna molto ma concede altrettanto. Sì, se vai a vedere l'Avezzano, un'altra squadra che a novembre è cambiato tanto, è partita con la penalizzazione, aveva obiettivi diversi all'inizio, visto l'anno scorso ha fatto i playoff, una grande squadra, grandi risultati, quest'anno si aspettavano di fare almeno lo stesso campionato, invece poi il calcio non è matematica, tutto è diverso e hanno cambiato tanto, hanno una classifica anche loro non bellissima e domani secondo me sarà ancora più difficile come partita, come clima, come tensione, come ansia di quella di domenica, perché anche loro sanno benissimo che se fanno male qui vanno in una situazione molto difficile, quindi è una partita tiratissima, il risultato conta tanto, tantissimo già alla seconda di ritorno e alla terza di ritorno è una partita piena di ansie e probabilmente non so se sarà una partita bella, però è una partita dove conta più delle altre volte il risultato. Ritroveremo con gli avversari un ex dal dente avvelenato, Leo Grazioso. Ma Leo è un ragazzo con cui ho un rapporto straordinario, ci siamo lasciati molto bene, forse qui aveva finito il suo tempo e è giusto che andare a giocare da un'altra parte, un ragazzo che secondo me ha moltissima qualità e domani averlo contro sinceramente è un uomo che dà fastidio, perché se sta bene è un ragazzo che ha grande piede, ha grande verticalizzazione, vede il gioco, quindi dobbiamo togliergli spazio e tempo di gioco. Superfluo aggiungere che fare bottino pieno è indispensabile. Ti ho detto prima, partita da 3 punti, però come vogliamo vincere noi vogliamo vincere anche loro, perché ti ho detto i punti sono pesantissimi e sarà una partita, ti ho detto, pieno di ansia, perché l'Avezzano sa benissimo che se perde qua si mette, ti ho detto, in una situazione molto delicata. Noi invece per forza di cose dobbiamo vincere per cercare di avvicinarci ai playout. Giocare 3 partite in una settimana presuppone un grosso dispendio di energie.
pensi tra domani e domenica di fare ricorso a turnover? Ma se vai a vedere domani, non sto qui a dirti la formazione, ma qualcosa cambierà, perché è anche giusto. E quindi adesso ti ho detto, abbiamo possibilità di cambiare, abbiamo delle alternative, e quindi in questa settimana che si giocano 3 partite, una l'abbiamo giocata, cercheremo di utilizzare risorse nuove e di far ruotare un po' il gruppo. Immagina i dettagli della tua casa ideale, colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa.